Così era Onna prima del terremoto. Le case in pietra del nucleo urbano più antico, addossate le une alle altre senza interruzioni, le costruzioni più recenti dai colori sobri, impreziosite da piccoli cortili. Il dedalo di vicoli, la toponomastica rivelatrice di consolidate attività artigianali. I fiori sui balconi, la pulizia lungo le strade, espressioni del decoro e della dignità di una piccola comunità composta da 50 famiglie, molte delle quali dedite all'agricoltura. Prima che fossero spaccati dal sisma, i fertili terreni che circondano la frazione aquilana erano puntellati da questi curiosi impianti utilizzati per la coltivazione di una pregiata varietà autoctona di fagiolo. Più piccoli e dalla buccia più tenera, i tondi bianchi di Onna sono stati inseriti nell'Atlante dei prodotti tradizionali abruzzesi ed hanno garantito un'interessante fonte di reddito grazie alla crescente richiesta da parte della migliore ristorazione italiana. Il terremoto ad Onna ha spento 40 esistenze e i sogni di tante persone. Non ha spezzato però il ciclo vitale dei piccoli fagioli bianchi. Qualcuno tornerà a raccoglierli. La speranza sotto le macerie è il sottotitolo di questo servizio. Giustino Parisse, la speranza sotto le macerie di Onna qual è? Guarda, lasciami dire che queste immagini di Onna com'era sono per me ancora più dolorose rispetto a quello che si vede. La speranza è quella di ricominciare. La speranza è quella di ricominciare. Io parlo con i miei compaesani tutti i giorni, stiamo lì insieme, si parla di ricostruzione. C'è chi naturalmente ha, come dire, più forza di me, perché è come dire, io per ritrovare la forza forse ci vorrà ancora un po' di tempo, però vedo che c'è tanta voglia di ripartire, di ricominciare e di rifare. Grazie a Giustino Parisse.